It's complicated, it always is, and just the way it goes. Dove I waited so long for that, and this time I bleed out. No other way. Mi chiamo Chiara Granetto e vengo da Albaredo d'Adige in provincia di Verona. Grazie. Benvenuta, una sfida al femminile, adesso si scannano per prenderti quello però. Ma no, non ci sarà storia. Raffa? Dai, si prepara, non ci sarà storia Raffa? Perché... Poi lei fa così, guarda, fra un po', no? Dimmi, non ci sarà storia andiamo, perché tu andiamo. Praticamente... Sai che faccio? Fai così. Raffa, facciamo un balletto? Cosa? No, scusa. La mi dica. In effetti, Max, dal suo punto di vista... Cosa? Io faccio un balletto con lei. Sì? Se mi lascia questa ragazza. Aia! No? 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 Con onore. Con onore. Ci batteremo. Tipo, sai, capito... All'ok Corral, dai. No, scusate, intanto comunque c'è una concorrente che sta aspettando che iniziate qualcosa. Chiara, non sei preoccupata? No. Adesso dovete subirle un po' anche voi, no? Hai capito te? Hai capito. È lei che mi manda i sbattimenti. È lei che ci spara a noi. Va bene, comincia Manu e poi ti dico. Allora, questo pezzo è un mondo rappresentativo tuo? Non totalmente. Sono più dark, no? Ah. Scusa, però non è detto, però non si sa mai. Niente, questa è mena. Ma quanti anni c'hai, hai detto? 17. Ah no, ma sei già così, ragazzi. Il carattere che tu stai dimostrando mi piace, perché io mi ricordo che da ragazzetta, quando ho avuto il mio primo produttore, ero in una disperazione per lui. Lo trattavo malissimo. Avevo delle idee forti dentro che mi sembravano certezze assolute. Quelle certezze sono quel qualcosa che, come dire, ti dà il fuoco dentro e ti permette di concentrarti sugli aspetti che tu ritieni essere salienti della tua personalità. Considera, guarda, una cosa, che secondo me, poi un artista deve essere, la prima caratteristica che deve avere un artista è essere una spugna. Nel senso, assorbire, prendere, non dico spugna dal punto di vista del bere. Che succede? No, Raffaella si sta addormentando, Raffaella. Mamma mia, come sei lunga. Sono prolissa, ma perché la voglio? Hai finito, darling? Allora, non ha finito ancora. L'artista deve essere una spugna, chiudo. Non nel senso della quantità d'alcol che beve, ma perché deve assorbire dagli altri il meglio. Cioè, quando scrivo un pezzo bisogna ascoltare chiunque. E comunque i pinguini d'inverno migrano verso nord. E dai, fatemi chiudere! Là c'è B. Pensa che Noè un giorno... Vabbè,
Penso di poterti dare tanto e anche di poterti lasciare sfogare. Vieni nel mio team, io posso aiutarti. Guarda Chiara, se vuoi andare con lei va pure, perché così veramente sono sfinita. Non ce la faccio più. Mi ha ucciso, capisci come lei uccide i suoi compagni così? Ascolta, mi è piaciuto molto il tuo temperamento. Hai una personalità, si vede anche come parli, sei giovanissima. Adesso decidi subito te prima che ricominci, Allora, io ti vedo un po' disgustata. Allora, adesso... No. Disgustata. È che sono come te, ho bisogno di parlare, quindi... Parla. Oh, cioè, si è rotta le palle anche lei. Brava Chiara. Veramente forte. Via. Allora, io ho un carattere abbastanza forte e quindi mi trovo in difficoltà. E... non lo so, sono una spugna, mi piace parlare, mi piace ascoltare, quindi Dolce Nera. Brava! Che binomio, fantastico! Ma mi ha fatto spaventare, pensavo che era più stessa per fare l'atto strano. Andremo a spiare nelle sale prove per sapere se chissà che cosa si diranno poi quando lavoreranno insieme. Brava. Ciao, benvenuta. Vado a fare quattro chiacchiere. Un bacio, patata. Hai sentito come ho detto? Vanno a fare quattro chiacchiere. Che sai? No, ma Dio le fa poi la coppia, va benissimo. Auguri, Dolce Nera. Dolce Nera. Come ti? Io e la Raffa ce la siamo contesa, ma... dentro di me sentivo che non c'era la storia. È che quando parla Dolce Nera è così lunga che io mi addormento proprio.